Grazie della presentazione. Allora, parto. Le potenzialità del legno, come vedete su questa immagine, si manifestano con queste foto, con queste testimonianze. È una Chetuno molto povera, c'è una vallata nell'Alto Adige, come fate subito il suono dell'Alto Adige, e scusate anche nel mio linguaggio, cerco di fare il meglio. Questa è una foto scattata nell'inverno 3 anni fa, e vedete tutto, è una Chetuno povera, ma innanzitutto vedete, scoprite subito le potenzialità del legno, cioè materiale potente. Guardate, guardiamo un po' gli esempi in dettaglio, troviamo un buchio di neve, saranno 80 cm o un metro di neve, il peso in Ginevra saranno subito, saranno 400-500 kg. Ma vedete quanto pesa sopporta questa struttura? Cioè, questa tettoia, questa chetura povera di questo fienile è fatto solo di tavole, solo di tavole. Pensiamo oggi se la dovessimo costruire nuova, con le normative nuove, con tutto l'iter progettuale, sarebbe impossibile. Oggi ci dà anche sicurezza costruendo il legno con nuovi materiali, con grande potenzialità di sicurezza, però avendo sempre in mente cosa sono le vere e proprie potenzialità di un materiale così forte, mi fa dormire tranquillo. Bene. Oggi le potenzialità del legno vengono misurate sempre da questi progetti da vetrina, da torri, dai ponti e anche dall'inizio pluripiano. Per esempio, io ho messo due testimonianze, una quella a sinistra, che è una torre ancora oggi in funzione in Polonia, a Gliwice. Questa torre è alta 118 metri, fatta pienamente solo di larice, niente meno da Milano, costruita nel 1925, ancora oggi in funzione, è una torre radio. E quella a destra, forse l'avete vista già in una rivista, è la torre Carinzia, a piramide a Kogl, che supera i 100 metri con la punta, che è una torre panoramica anche visitabile. Ponti fatti o sia in legno massiccio, come questo esempio di a sinistra, che è fatta di legno di larice, pienamente legno massiccio, niente legno lamellare, in Val Chiusone, Sestriere, la pagina di Sestriere, anche nostra partecipazione, e a destra un ponte molto bello in legno lamellare, costruito nel 2001 in Norvegia. O edilizia, prima abbiamo parlato di grattacieli, e chiaro, questi sono i progetti di vetrina, però ci danno anche oggi un po' l'immagine di cosa siamo in grado di fare. Spesso non sono progetti poveri, però anche progetti importanti che ci aiutano, ci fanno pubblicità. Qui a sinistra le torri di Biacelli a Milano, questo esempio che parlo più in avanti, e a destra la costruzione più alta attualmente pienamente in legno nel mondo, che sono i 14 piani a Bergen, Norvegia, si chiama Trevus, che questi giorni stanno finendo questa costruzione. Ormai siamo arrivati a questi 14 piani. Faccio un po' di fatica. Bene. Guardiamo brevemente sui sistemi di costruzione, adesso parliamo più dell'edilizia, perché siamo anche qua a parlare sui ponti e sui torri, più per le testimonianze architettoniche, anche più dell'uomo, anche il tema della nostra giornata. Allora, i sistemi si distinguono, anche simili con gli altri materiali, sia in sistemi di tipologia leggera, come una struttura telaio, una struttura tagliata, una struttura reticolare, o con i sistemi come questo qui, che vedete, questo è un sistema a costruzione massiccia e legno massiccio, comunemente fatta in XLAM, ma può essere fatta anche in block bow, block house, anche altrimenti. Poi questi sistemi si distinguono anche a seconda della tipologia geometrica, come li costruisco, se li costruisco a piattaforma, se li costruisco
tipo un frame, esistono diverse tecnologie. Se io oggi mi sento di costruire in legno, ci sono delle possibilità diverse a costruire in legno, non è tutto uguale. Quindi vi vorrei dire che le costruzioni in legno hanno una vasta gamma non solo di prodotti industriali, ma anche di sistemi costruttivi. Ognuno ha delle preferenze, qualcuno non piace la colla, l'altro non piace il metallo, allora ha delle possibilità di costruire in legno in senso più o meno naturale. Quindi il legno a 360 gradi è importante capirne quali sono i sistemi, e i sistemi sono adatti anche per una certa architettura, per una certa geometria, non è che con una tipologia leggera possa fare tutto. Per esempio, questo Trehus in Norvegia con 14 piani è fatto quasi totalmente in legno lamellare e con poco X-Lam. Alla fine anche l'X-Lam lì non conta poco, c'è una struttura intagliata con nodi rigidi in lamellare. Bene, per quanto riguarda questa breve introduzione, parliamo adesso delle queste proprietà del legno. Legno massiccio, ma anche in forma lamellare, rimane sempre un prodotto naturale. È cellulosa, fatta da natura, dall'albero, Marco, cioè, ok, il mio viene dall'albero, che da noi è chiaro, perché non viene prodotto da un'industria, cioè cresce davanti alla nostra porta, bisogna dirlo, perché sennò qualcuno dice no, vado alla fiera all'assaio, alla madre, dov'è questo prodotto? Guarda fuori, c'è l'albero, basta utilizzarlo. Bisogna dire anche che è microscopico, anche guardando sulle caratteristiche, nel legno non posso far marcire, non posso incastrarlo nella terra, cioè devo proteggerlo. Il legno è un discorso abbastanza critico, però se so progettare e costruire bene il legno, riesco a impedire il marcimento, cioè non vedo problemi. Basta farlo bene, basta progettarlo e costruirlo con questa materia prima molto molto accuratamente bene. E è importante, è un isolante, non è solo struttura, è anche un isolante. Diciamo, la conduttività del legno è 0,13, è un isolante. Per me è struttura, rivestimento e pressoché anche un isolante, è importante. Sono pochi materiali strutturali che hanno una plurifunzione. E la resistenza, per chi è ingegnere, dipende molto dalla direzione della fibratura. In fibratura tiene tanto, perpendicolare poco. È resistente a tanti agenti chimici, pensiamo a sale o coperture di piscine, anche se coperture di piscine, perché fatte con lamellare o con legno, perché non è critico contro gli agenti del sale o dell'aria salata. Esistono anche altre applicazioni dove legno è solo quasi l'unico materiale strutturale. O pensate a un silo di sale, sì, un silo di sale è fatto oggi di legno. E il legno brucia, purtroppo il legno brucia, però mantiene gran parte della sua resistenza durante l'incendio. Ok, confronto, non voglio fare troppe polemiche, però qualche piccola polemica ci vuole. Fatto qui un confronto tra cemento, acciaio e legno. Gli ingegneri adesso dicono, ma come mai l'acciaio è sempre molle, l'acciaio è uguale, ok, se è S235, l'altro dipende poco o niente, però guardiamo sul cemento, classe tipica, il rapporto tra il molle e l'acciaio è il Rho, la densità, è circa 12 volte. Qui a destra ho messo la formuletta, in acciaio, stesso confronto, abbiamo già 26, quasi 27, però guardate il legno, no, legno massiccio, qualsiasi albero, cioè la classe C24 non è granché, c'è una classe di resistenza abbastanza contenuta, abbastanza normale, però attento, rapporto del peso proprio, e c'è densità e la sua capacità di resistenza, un po' più di rigidezza, è enorme. E noi ingegneri legno cerchiamo di sfruttare al meglio questa capacità per costruire in maniera leggera, e abbastanza performante, sempre pensando la potenzialità di questo materiale è abbastanza forte.
Bene, volete vederne più immagini? Se no vi stanchete troppo, siete già, siamo già, guardiamo qualche esempio. Allora, vi ho preparato 9 esempi di case, vedete, un familiare, di qualche capannone, di anche qualche grattacielo e di un ponte. Questa prima immagine vi spiego che è una casa unifamiliare, dico sempre chi era anche il progettista, l'architetto Stefan Gamper, l'attuale, quasi tutte di queste casette e organizzazioni hanno vinto premi. E in tutti questi casi che vi mostro adesso c'era sempre un rapporto ottimale della troica architetto, ingegnere e costruttore. Senza questa troica, senza questo rapporto professionale, una realizzazione quasi perfetta non accade, non succede quasi mai. Perché questo esempio? Questo esempio, vi spiego perché abbiamo utilizzato la tecnologia degli appoggi puntuali, costruito nell'anno 2007, e lì l'architetto ha voluto che non si vedesse nessuna trave. E l'Ixlam lo conoscevamo già da tempo e lì pensavo che, visto che l'Ixlam porta in due direzioni, come vedete qui la larghezza è 1,25 m, 1,50 m, mentre abbiamo cercato là per questa direzione il produttore che riusciva all'epoca di fare il pannello più largo possibile. Abbiamo trovato questo produttore che ci ha fornito un 3,60 m di larghezza, però vedendo ovviamente anche i problemi di trasporto, per creare questa immagine, come vedete qua sotto a destra, cercando di farne appoggi puntuali fatti di solai e coperture di XLAM con solo puntellati su delle colonne in metallo diametro 16 e 18 cm. È una costruzione vista, vedete qui, tutto quello che è in rosso è cemento armato, mentre questi solai e la copertura sono fatti in legno. Spesso buona architettura in legno è un misto tra legno e anche acciaio, chiaramente. Non è solo che gioca solo il legno o materiali cimentati di legno. Allora, questa tecnologia del appoggio puntuale, lì ho scritto anche un articolo abbastanza scientifico, lì all'epoca era la prima realizzazione quasi, non in Europa, ma in Italia di sicuro. Poi quando hanno letto questo articolo, tutti quanti mi hanno già chiamato, o sono fuori di testa, come mai si fa queste cose. Sì, io in parte ho applicato un po' il concetto learning by doing, cioè vuol dire chi sa un po' l'inglese, cioè, ho imparato anch'io, cioè, facendo e parlo, chiaramente. Sempre 2006, ancora prima dell'entrata in vigore delle normative tecniche e quant'altro, allora mi muovevo in un campo abbastanza libero ancora, guardavo su normative estere e a cosa hanno fatto anche colleghi in altri paesi. E lì ci siamo anche tanti colleghi avvicinati a certe problematiche. Come vedete, questo modello strutturale è una piastra con solo questi appoggi puntuali. Ovviamente ha una flessione, una deformazione, tutto quant'altro considerato. Questi pannelli non sono tanto spessi, sono spessi 18 cm. Ovviamente sono giuntati, come vedete qui sotto, il pannello non c'è architrave, è solo appoggiato su questi appoggi che è una specie di donut di elemento in metallo. Piastra tonda. Ovviamente la casa di un proprietario di una segheria molto importante in Valdea, in Alto Adige. Fatto anche da sito privo di nodi. Bene, altra realizzazione, è una casa a Campo Tures, architetti IM2, Ecker Muchleichner Marknecht. Si tratta di una sopraelevazione a due piani, fin fine ho tirato giù la sito anche su questo piano, è fatta interamente in XLAM, anche le falle di copertura, e rivestita con la sito di Lance. Perché vi spiego questo esempio? In questo esempio abbiamo 2008-2009. In questo esempio abbiamo utilizzato la tecnologia della trave parete. Trave parete, forse avete visto che XLAM, che fa da parete,
e in stesso tempo può essere fatta, funziona anche come una trave. E per complicare un po' la cosa, qui la trave parete è inclinata. Le trave pareti sono addirittura principali, sono questi laterali, che sono inclinati per 10 gradi. Questo complica un po' la cosa, però fa un po' anche interessante il nostro mestiere. In più ci sono ovviamente anche le aperture e quant'altro. Perché questi travi pareti ho dovuto anche coprire certi luci e non potevo elevare due piani interamente su una casa vecchia degli anni 50, quindi erano dei vincoli chiaramente, pilastri e quant'altro. Cioè l'invenzione di questa travi parete, questa tecnologia non è che me la invento io, in ogni caso mi serve questo o l'altro, no, per forza ci vuole della struttura, a non intervenire nelle sottostrutture, perché sotto l'appartamento, sotto c'era un garage, era sempre in funzione. Bene, come vedete questa tecnologia della trave parete è stata modellata a elementi finiti, ha delle porte, questa adesso è una trave parete di spina, questa adesso non è quella, non erano queste due inclinate, che vedete questa inclinata, questa di fianco, mentre questa qua andava da questi lati inclinati, queste falde inclinate, e doveva farne anche trave parete all'interno. C'è un sistema scatolare interno in questa struttura, che in modo che tutti i carichi vengano portati sul perimetro di questa costruzione. Intanto larghezza è 10 metri, lunghezza erano circa 18 metri, all'interno non si doveva caricare neanche un punto. Cioè quasi tutte le pareti all'interno di questa sopraelevazione, almeno nel primo piano di questa sopraelevazione, erano la parete e penso che allo stesso tempo erano anche la trave, senza facendo altri elementi costruttivi. Bene, qui vedete qualche immagine della realizzazione fatta in Xlama sopra il castello di Campo Tullis, e qui ha una costruzione quasi finita, questo fanno 2 anni dopo. Boh! Cosa dite quando vedete questo? Cosa ne pensate? Quando io ho visto la prima volta ho detto senza di me, io non prendo questo incarico, almeno sul progetto. Questa immagine a destra non è un'invenzione nostra, non è un fotomontaggio. Ha vinto anche il premio d'architettura in Alto Adige 3 o 4 anni fa, architetti Galmenz e Rauch, e fatto in legno. Sì, ho discusso tanto tempo, è una roba strana, qualcuno potrebbe dirne anche assurda, come mai si inventano queste cose? Sì, sono fattibili, sono forse un po' sì, cose avanzate. Ho detto agli architetti, guardate, se lo facciamo, lo faremo solo con l'Xlam e devo comandare io un pochino le cose, se no altrimenti. Allora, un utente ha già avuto un ingegnere che gli proponeva alla fine interamente una struttura metallica. Come utente non aveva una struttura metallica, ha disdetto il suo ingegnere e poi alla fine siamo subentrati noi a cercare di realizzare questa costruzione. Allora, come vedete è una, sì, non è abusivo, è una semi, tipo struttura semi-agricolo con appartamento, però anche destinato a utensili agricoli. Come vedete in sezione, qui non si nota tanto bene queste sporgenze, però in pianta di questo piano primo, il piano terra è fatto sotto, è fatto il cemento armato, il piano terra, lo chiamano piano terra, a questa sezione, mentre il piano primo a questa sezione, cioè questo perimetro. In più c'è questa complicazione ancora della scala che vedete qui a fianco. Cioè, su ogni lato di questo fabbricato vedete sporgenze. Come si realizza, come si progetta una struttura di questo genere è pensare in superficie, pensare con quale materiale, sì, qui ho già deciso di fare un Xlam e di girare un po' i pannelli e di cercare di avere elementi con la massima superficie possibile e ovviamente di avere sotto mano una modulazione abbastanza sofisticata.
Sì, con tante prove, con tanti giri, è come un gioco, a Lego, gioco a Mikado, con certo. Sì, è diventato quasi un gioco. A provare, e fin fine, come il cubo di Kubik si scioglie in questo modo. E come vedete, con tanti sforzi, la casa non ha elementi metallici a parte di questi tiranti. Perché questi due elementi sono elementi di travatura in legno lamellare per la copertura, a parte di questi tiranti e di questa poltrona di metallo. Se no ci sono solo viti e chiodi e scorrette, altro è tutto legno. Devo dire anche che questo pezzo qui ha un gomero di 5 metri per 6 metri. Ma allora, come mai riesco a trasportare questa roba qua? La fortuna è che il carpentiere, stesso tempo anche la segheria e il produttore di questo elemento faceva questo elemento ad hoc, faceva questo elemento ad hoc e lui era distante solo 5-6 km. Allora di sera hanno fatto questo trasporto di un elemento 5x6 metri. È anche una fortuna creare un elemento così, visto la vicinanza, abbiamo avuto anche successo, se no un trasporto normale non sarebbe stato mai possibile. Bene, come vedete è un'immagine molto bella, anche come qui, rivestita interamente in larice, sia internamente sia esternamente. L'architetto ha vinto il premio, purtroppo l'ingegnere non hanno pensato, però questo è il nostro destino. Bene, finalmente una mia realizzazione, non so Marco se hai mai visto questa, è un ponte che ho progettato io. Ho potuto lasciarmi andare non solo come ingegnere ma anche come architetto. È una piccola passerella, è solo 20 metri di luce, però su un piccolo c'è un torrente, però ho cercato di fare il massimo. È un ponte curvato, cioè fin non potevo dare la colpa a nessuno, potevo dire maledetti architetti, avete inventato qualcosa, non riesco più a farlo qui, alla fine ma mi sono inventato io, come mai mi sono inventato io? Alla fine devo farlo anche così in modo che tiene. Succede, ma come succede? Bene, la parte di curiosità di questa realizzazione è che sia in sezione di questo tramone curvato, sia anche in planimetria c'è una variabilità. La variabilità in piano è che la carreggiata qui da 3 metri passa a 2 metri o 3 metri 20, mi sa che passa a 2 metri 50. Qui adesso la valata, c'è sotto un altro ponte della statale, che dalla statale lo vedo questo ponte, verso lì in su dove c'è questo travone grosso, c'è poco niente, si vede ovviamente il paesaggio, però verso la montagna ho voluto creare rigidezza e ho voluto chiudere. Questo non è solo un ruscello, un torrente, questo con certe particolari meteo può diventarne anche un torrente molto forte, quindi ha dovuto rispettare anche l'altezza e creare anche resistenza. L'autorità qui non voleva prima autorizzare questo, però quando ha dimostrato che con una certa spinta di una frana che questo ponte regge, io ho potuto convincere. Beh, come si fa un ponte curvato così? Con l'Islam. Sono 10 strati diversi fatto in Islam, come vedete. Voi prendete un X-Lam da 8 cm e lo mettete su un elemento, su una dima curvata, come vedete qua sopra, e incollate una lastra con l'altra. E una di queste 10 la parto con una lastra piena, alta 2 metri, poi già questa è già la prima sagoma, è sempre una curvatura. E con questo metodo, dove sono gli appoggi? Ho una sezione trapezoidale, in centro, questa è un quarto e tre quarti, qui, e qui invece questa forma triangolare è in centro. E questa forma rispetta anche più o meno l'effetto torsionale di questo ponte. Se è un ponte curvato, pensate dove ho la massima torsione. Quindi, form follows function, la forma segue la funzione in questo caso.
Però questo sistema ho dovuto aiutarmi io a creare, come vedete, questo è 20 metri dentro dell'officina, incollata con viti, per dare la pressione incolla più viti, cioè fatta con extra. Ovviamente la lastra deve essere abbastanza sottile per fare la forma, se no si spacca la lastra, non era tanto facile. In più la carreggiata, come ho già detto, segue da 3,20 m fino a 2,50 m. Anche tu, anche del luogo, cogliete la mia immagine finita, rivestita con scandole e larice, questa era quella questione, in centro la forma quasi triangolare, gli appoggi erano trapezolari e da sotto vedete questa forma che sta seguendo, curvato in piano e ha una forma disomogenea in planetaria. Forse l'avete visto questo, architetti Bernmeister e Wolf, abbastanza noti nella nostra provincia. È un fabbricato per uno scultore, per la tona, in Val Gardena, direttamente in strada statale di Ovivo. Vuole andare in Val Gardena, prima o poi passa da questo fabbricato, sia di una strada sia dall'altra. C'è forse il posto più pregiato di questa, sì, per fare una struttura di questo tipo. Allora, sono i profici showroom e tanto altro, fatto 3 anni fa. La Michela Wolf mi ha dato una forma, quindi non mi ha dato un progetto, ho ricevuto da Rino una forma, c'è cioè una forma virtuale, per questa forma, anziché aver voluto farlo lui, più o meno un progetto, diciamo, un progetto CAD CAD. E poi avevamo sviluppato insieme anche col carpentiere con quali materiali lo stiamo facendo e con quelle tecnologie. Lì la tecnologia era mista, tutta questa forma esterna di questi triangoli è fatto con a telaio di legno, con legno da melare, tutti i cavelli coiantati con cellulosa e fibre di legno, mentre all'interno una serie di tre pareti. Cioè questo è il piano terra, questo è un corpo in cemento armato, questo grigio qui all'interno che ha l'ascensore e la scala, mentre sopra nel piano, come vedete c'è uno spazio enorme, lì sotto tutto vuoto, ci sono solo pochi pilastri, e sopra nel piano primo sono pienamente fatto di travi parete, lunghe anche 12 metri, con delle porte, con delle aperture. Cioè il fabbricato viene sostenuto dal piano primo. Quindi tirato appoggiato su questo nucleo in cemento armato e su pochi pilastri, fatto 3 piani. Ho fatto l'esempio di questa trave parete, questa è lunga 12 metri e ha delle porte. Un po' preoccupante questa porta qua, cioè ovviamente molto esagerato questa forma, però alla fine di deformazione di questo, lì parliamo di 5-6 mm, visto questa tanta rigidezza, però le porte ci fanno spesso a pensarne tanto. Allora, vedete queste travi qui dentro, c'è qualche elemento metallico, chiaramente anche come pilastri e qualche travatura, ma è pienamente in legno. Però come vedete la struttura era questa qui. E l'interessante ancora da sapere è che nessuno di questi triangoli è simile all'altro. Ogni triangolo è diverso. Bene, vedete qua qualche immagine, dunque la costruzione, questi sono i triangoli, infatti lui chiama la tecnologia multibox. Qui vedete dietro l'XLAM, anche il cemento, il coso e il vano ascensore, struttura ultimata con le scambio di legno, questa immagine dall'interno, e anche questa. Questa è la foto dall'interno. Scuola di Farino, l'abbiamo già vista, adesso vi spiego un po' cos'era, ma non era anche una sfida ovviamente, però la sfida sta più nel dettaglio, questo esempio, sta più nel dettaglio. Bene, Marco vi ha già spiegato, c'è cioè, sì una scuola in legno, interessante è i corpi, questi ali,
fanno il controvento. La parte centrale fatta in metallo, con travi e pilastri in metallo, si reggono sullo stesso. Questi da soli non sono rigidi, cioè alla fine non ci sono dentro, sono dentro pochi nodi rigidi. Alla fine con tutta questa parte centrale viene sostenuta da questi due ali. E i due ali, in questo caso, i nostri set di XNAM, mi fanno la resistenza, come una schiena, cioè questa parte alta in metallo, e per questo motivo è anche così vuota lì, ma abbiamo visto prima anche delle immagini, ci sono pochi elementi strutturali. Ovviamente i parapetti, come avete visto prima, i parapetti fatti in XNAM fanno anche da trave. Cioè, parapetti fanno da trave, ossia ci sono qualche trucco, ovviamente c'è stanza dentro della scuola, come vedete qua sotto è giunto sismico, che ha fatto ovviamente. In più anche le scale sono fatte pienamente in XNAM. C'era ovviamente anche un po' di ingegno dell'XNAM che ho utilizzato per realizzare questa costruzione. Come vedete, la struttura ultimata, grazie per la foto Marco, e a sinistra durante la costruzione. Come vedete qui dietro, questo è l'appoggio per la scala, questo qui, lasciato vuoto, mentre l'altra scala arriva dall'altro senso. Questi travi, questa trave è il parapetto mi fa la trave. Allora, il corpo centrale, elementi sottili, gli ali fanno rigidezza, cioè il legno sostiene, o legno porta la parte forte, perché abbiamo noi che è la parte forte del metallo, no, il legno è qui il materiale potente che gli dà la resistenza sismica e non l'acciaio in questo momento. Cohausen, Mura San Carlo, architetti TAM associati, Bologna e Venezia. Sì, interamente fatto di XLAM, quasi 5 piani, non è piccolo, c'è un garage interato in cemento, 1, 2, 3, 4, se contiamo anche per il suo pacchetto qui, siamo a 5 piani. Quasi nessun elemento metallico, c'è solo XLAM, sia per le pareti sia per le coperture, e sì, realizzazione abbastanza importante anche in senso, cioè in senso sismico, come si progetta una struttura di questo tipo. Allora, questa foto ho fatto questa primavera e a sinistra vedete quasi riuscito a ottenere il progetto. Il colore è ovviamente intenso. Qualche trave parete forse l'avete scoperto, queste qua, che vi fanno sporgenza e tengono queste solette laterali. Qualche tecnologia di trave parete ovviamente l'ho utilizzata anche qui in questa struttura. Un capannone, ma che è un capannone? Parliamo di Lizia, che pure dei luoghi, mi viene di quello un capannone. Ma che è un capannone? Che pure del luogo è una balbusteria, un guelfo, cioè una vallata che si imbocca nella Val Cassias. Sì, ma che è un capannone? Il legno è importante, se un capannone 100 metri per 30 metri, come mai si fa un capannone? Cioè, da noi si fa un capannone, è la cosa più semplice, perché vi spiego, qua in provincia di Modena, forse neanche 1% pensa a fare un capannone in legno. Guardate com'è bello questo capannone. Si è costruito questo. Guardate com'è bello. 30 metri di luce, lungo 100 metri. Fatto con qualche setto in XLAM, però poco XLAM, fatto interamente in legno lamellare. L'elemento in metallo, dove anche il senso, è il tirante. E ho potuto anche disegnare io questa capriata, ne sono diventato io questo con questi V, e questi elementi sono 30 metri, è abbastanza bello. Questo progetto l'ha fatto un ingegnere del posto, non è fatto un architetto, non è,
tanto non hai bisogno di inventarsi cose e cose, questa è una creatura molto povera, ma come vedete, anche se nel senso antincendio, come vedete tutto è necessario, è tutto fatto a norma, a regola d'arte, e secondo me realizzare un capannone così è molto bello. E cosa vedete qua? C'è un capoponte binario, binario. Devo dire anche i pilastri su questo lato strada sono il lamellare, invece l'altro lato sono il cemento armato, perché lì c'è un muro di cemento armato perché c'è un torrente abbastanza pericoloso, quindi l'ufficio ci ha richiesto questa ci ha richiesto già di farlo in cemento armato. Ma il caro ponte, adesso torno, scusate, niente qui sopra. Questo è la mensa del caroponte, un caroponte con 5 tonnellate, luce 30 metri, su legno lamellare. Funziona. Legno mortarello è potente, per tornare a quel tema, legno mortarello è molto potente. Questi pilastri hanno un doppio pilastrone da 2x16x40, inserito, cioè una tecnologia abbastanza fatta, se ne fa particolare. Questa è la mensola, adesso vado avanti, questa è questa mensola, sono queste mensole qui. Ponte il binario, ovviamente che è metallo, va su, direttamente su questo pilastro in legno lamellare. Anche i controventi fatti in legno lamellare, fatto molto meglio, c'è anche lì il carpentiere, c'è la ditta che è la carpenteria. Fatto questo. Bene, complesso iniziale dell'anno, via Ceni, abbiamo avuto la fortuna di partecipare a questa realizzazione, abbiamo fatto progetti strutturali di taglio, progetti strutturali esecutivo, ok, sono progetti da vetrina, però okay, sono le case più alte d'Italia, però come ho detto prima, già in Norvegia, già in altri paesi ormai siamo già superati con questa, non è l'altezza alla fine che conta. Anche, però questi progetti sono importanti per tutti noi perché ci fanno pubblicità. I nuovi piani erano fattibili semplicemente perché cioè il progetto era sia in senso impianta ma sia anche l'elevazione, era abbastanza semplice. Cioè, non guardando su altri presupposti, questi torri alla fin fine non erano granché di una certa complessità strutturale, questo sicuramente no, visto che la semplicità impianta in elevazione ovviamente non c'era questa semplicità. Alla fin fine sarà qualche setto, sarà qualche punto che è massimo sollecitato e a seconda di questi elementi massimi sollecitati vengono dimensionate queste strutture. Ovviamente la committenza ci ha chiesto di togliere qualche parete, cioè la cosiddetta robustezza, cioè abbiamo dovuto farne delle verifiche della robustezza, togliendo sempre, tirar via sempre qualcosa, un, due pareti, e cosa succede? E lì avremmo dovuto sempre dimostrare che la costruzione rimane ancora intatta. E, però, 9 piani, partendo da un 20 cm, siamo saliti fino al 100 mm di spessore. Senza guardare su altre esigenze o presupposti, potevamo farne anche da 16 mm già in partenza. C'era solo che la competenza ci ha chiesto sicurezze più alte, cioè una sicurezza molto più alta anziché una sicurezza per Milano. Cioè, avevamo questo fabbricato può essere anche in zona sismica 1. Il committente ci ha chiesto questo, quindi l'abbiamo portato come fosse in un certo comune in centro Italia, in Italia del Sud. Importante anche sapere che anche i vani ascensori, anche i vani scala sono pienamente fatti in X-Lounge, cioè qui non ci sono elementi a parte di qualche elemento pilastro, colonna all'interno di questo vano ascensore. Questa è una foto dal basso verso in alto, su per 9 piani, abbastanza, ovviamente abbastanza alto questo. E importante sapere, cioè che ve lo dico anche, ci hanno cercato anche di sfruttare il massimo materiale, cioè la mia idea di sfruttare tutti i segati per le aperture, porte e finestre, abbiamo riutilizzate per fare pianerottoli e rampe scale.
e ne avanzavano, ancora qualcosa avanzavano, però così abbiamo alla fine ridimensionato le rampe, le vaniscale e pianerottoli in modo che si poteva utilizzare tutti questi sfidi. Anche importanti, gli sfidi vengono buttati via, è una misura poco utilizzabile in futuro. Chiedo scusa, vanno sensore ha detto? Sì, vanno sensore, X-Lam, sì, vanno sensore. Questo è il vano ascensore, vanno scale, vano ascensore, che va su per 9 piani. Ma non era. Paura? Non sarebbe stato opportuno almeno il cemento armato. Prego. Non sarebbe stato opportuno il cemento armato in quel caso. In quel caso no. In quel caso sicuramente no, perché ho diversi assestamenti, ho diversi cedimenti. Abbiamo calcolato il cedimento e a Londra hanno fatto il vano ascensore e in altri paesi è obbligatorio fare il vano ascensore in cemento armato, come a Berlino, a Londra hanno fatto sempre la parte centrale in cemento armato e lì hanno avuto problemi perché legno ha un comportamento diverso di assestamento. Quindi qui vi dico anche, abbiamo calcolato che tutta la struttura si assesta per 1 cm o 2 mm, lunga durata, dopo 10 anni. Ma succede, può succedere. Se si accorge per qualcosa. Quindi altri fabbricanti, io a mia opinione questa tecnologia platform frame in XLAM finisce non là, ma forse finisce a 10 piani qualcosa, perché poi non ha più senso. Come in Norvegia hanno messo dentro, quando c'è solo cemento armato, hanno messo più legno lamellare, più tanto, in modo che tutta la struttura non si assesta proprio. Questo è anche uno dei motivi per il quale si deve stare molto attento per costruire il pluripiano. Fino a 5-6 piani questo problema non si pone, però da lì in su si deve mettere in considerazione anche quell'effetto là. A Londra, per esempio, hanno lasciato ogni selaio 1 cm più alto in confronto al vano ascensore, perché sapevano già che man mano si... Non ha senso, facendo. Cioè, vi spiego questo, a Vancouver e a Vienna sognano adesso 40 piani, però alla fine sono strutture miste, sono forse più in cemento armato e meno in legno, forse più. Però questo è una struttura interamente in legno. Bene, vi do ancora qualche immagine della costruzione, qualche dettaglio. E sono giunto alla fine. Vi ringrazio dell'ascolto e grazie anche a Thomas Kretener. Allora, siete abbastanza